Parliamo innanzitutto della partita di oggi, un match d'alta quota, l'Avezzano è stato bravo a saper soffrire, poi il rigore, la superiorità numerica ha portato insomma a casa vostra l'intera posta, però era importante tornare subito alla vittoria e soprattutto convincere. Ma questo assolutamente, quindi infatti al primo posto metto la prestazione. Prestazione convincente, di volontà, di intensità, con proprio la voglia di ottenere il risultato. Contro tra l'altro una squadra tra le più complicate, insomma non era proprio la squadra giusta da affrontare dopo la delusione di domenica scorsa, invece i ragazzi hanno reagito bene, e prestazione devo dire in crescendo, il primo tempo un po' più accorti, il secondo tempo insomma abbiamo dimostrato che possiamo competere con tutte queste formazioni di alto livello, e quindi credo che poi alla fine, nonostante magari il risultato sia un po' più largo venuto dopo l'espulsione e la superiorità numerica, comunque insomma sono 3 punti assolutamente meritati. Anche perché il rigore procurato e realizzato da Roberti, bravo a approfittare, se vogliamo, di una disattenzione, forse la prima del Roma City, bravo l'Avezzano da lì in poi a gestire con intelligenza la gara. Ecco, questo però fu magari alla luce anche dei risultati di oggi, che vedono l'Avezzano, se non sbaglio, al secondo posto in classifica, quanto magari aumenta la delusione per 7 giorni fa? La domanda è obbligatoria. Ma la delusione è fine a se stessa, nel senso che fondamentalmente le partite si possono perdere. La delusione nasce più dal fatto che abbiamo perso senza combattere, senza lottare. Le partite spesso vengono decise da un episodio. Oggi è stata decisa da un episodio di una disattenzione che ha causato un rigore, domenica scorsa comunque da un autogol, perché probabilmente se no comunque la partita magari sarebbe finita 0-0, e quindi forse la delusione sarebbe stata un po' attutita. Come ha detto il mister, la delusione di un derby perso in quel modo la potremmo riscattare solo al derby di ritorno. Adesso c'è tanta strada da fare, la San Benedettese è prima, e quindi inseguiamo la San Benedettese, sono sempre 5 punti di differenza, c'è ancora uno scontro diretto, quindi insomma c'è un campionato aperto, noi ci siamo. Quindi concludiamo, l'Avezzano non mira solo magari al gradino intermedio del podio, vuole magari sognare in grande. No, noi l'abbiamo sempre detto, io l'ho sempre detto sin dall'inizio, mi hanno preso per matto a metà luglio quando lo pensavo, anche il mister si è trovato a doversi ricredere perché non pensava facessi sul serio, ma la realtà dei fatti è che noi abbiamo una squadra estremamente competitiva, siamo attenti adesso all'apertura del mercato per vedere dove sia possibile migliorarla, siamo lì, ci vogliamo provare, non possiamo avere la presunzione di dire che vogliamo vincere, perché tutti vogliono vincere. Il problema è che, come al solito, uno solo vince e scrive la storia e gli altri la leggono. Quindi non possiamo avere questa presunzione, però abbiamo la convinzione di poter stare lì sopra e comunque combattere fino alla fine.